presento il settimo concorrente, si chiama Luca Roatta, arriva da Cuneo e lavora presso Rally Cuba. Luca è un esperto di abbinamenti, cocktail, cioccolato, per cui promette di prenderci la per la gola. Prego Luca. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Inizio a lasciarvi il sottobicchiere un attimino adesso. Spero che l'abbinamento colore sia giusto. Ok. Dunque, quello che oggi preparerò è un Meditation All Day Fits. Il nome richiama la meditazione. All'interno della meditazione c'è la parola te, ma soprattutto la meditazione è quello che mi ha portato a pensare un te per ogni momento della giornata, magari a parte la mattina, dal pomeriggio alla sera. È un finto fits perché parte con l'idea di bilanciare una parte come i veri fits, una parte aspra con una parte dolce, quando qua in realtà andiamo a bilanciare una parte amara con una parte dolce. La prima cosa che faccio in questo momento è quello di gasare il mio tè, che è un tè puer. Tè puer è un tè fermentato, post fermentato, è un tè particolare, non dico che mi abbia dato un po' di fastidio, ma abbiamo litigato abbastanza prima di raggiungere una certa sintonia, un po' come le ragazze. La cosa bella però è che posso abbinarla con i distillati che maggiormente preferisco, quindi mezcal, che oggi utilizzerò, perché il mezcal segue la stessa linea, la stessa uguale identica linea di questo nostro tè, ossia una linea torbata che sa quasi di humus, di pioggia, di terra e di fumo, e quindi vanno a braccetto questi due assieme. Come dicevo, iniziamo ad aggiungere 8 cl di mezcal, 8 cl su due drink. Ok. La difficoltà principale che ho trovato nel realizzare un drink a base di tè è stata quella di andare a combattere contro i polifenoli, che sono la causa principale dell'astringenza nel momento in cui abbiniamo un tè con una bevanda alcolica e raffreddata. Quindi cosa ho fatto? Ho rubato un'idea a uno scrittore, a Dave Arnold, il quale una volta, trovandosi a confronto con questa dura missione, ha semplicemente pensato a una cosa: alla proteina. Gli inglesi, per esempio, prendono il tè col latte, che alla fine è una proteina che va un pochino a combattere questa astringenza. Comunque, scusate, è un CL di brandy italiano, che dona una parte caramellata, dolce. Poi, seguendo sempre la stessa linea dell'agave, proseguiamo con lo sciroppo d'agave, e qua mettiamo un CL e mezzo, e proseguendo sul discorso invece dello scrittore di cui vi parlavo prima, ha combattuto questo grande problema con leg washing. Io oggi non farò questa tecnica perché preferivo arrivare qua con gli ingredienti senza made, però gliel'ho rubata in parte, semplicemente mettendo la proteina del latte, dell'uovo, del bianco d'uovo pastorizzato all'interno. Ero un po' indeciso in realtà, perché magari ti incontri a volte con vegani o persone che non gradiscono la parte dell'uovo, e quello in effetti è un rischio che si può correre. Ho pensato ai ceci, che andrebbero comunque anche loro a combattere questa astringenza di questo tè, che bevuto senza una proteina sarebbe abbastanza, diciamo, difficile con l'alcol. Però alla fine ho optato per l'albume. La cosa importante è quella di montarlo con un dry shake o con questo aerolatte, che semplicemente serve per la texture del cocktail, per renderlo più spumoso. Potrei semplicemente shakerarlo senza ghiaccio,
però non sono nelle condizioni di farlo. Ok. La cosa che però mi ha divertito di più è stata nel lavorare col tè, soprattutto col puer, è stato il dover raggiungere questo, la perfetta dose, il perfetto dosaggio. Non è stato assolutamente facile. Si parte dai gradi centigradi al tempo di infusione. Sono tutti elementi che sono veramente fondamentali, quasi più dell'abbinamento con la parte alcolica, secondo me. Poi alla fine l'ho raggiunta, un po' per fortuna, un po' per prova. Non ho dormito certe notti, non ho dormito assolutamente. 45 grammi di puer in 80 cl di acqua. Ok, adesso il nostro drink è pronto per essere shakerato. Con ghiaccio questa volta. Un altro problema che mi sono posto era quello del double strain, filtrare doppiamente, alla fine ho deciso per il non filtraggio doppio, per il semplice fatto che rimane una schiuma più densa, più viva e più divertente. Ok, proseguiamo con l'altro. Comunque forse sono stato un po' egoista, ho parlato un po' poco del tè. È un tè che viene prodotto nella regione dello Yunnan. E questo tè è molto antico, ha delle proprietà curative da sempre conosciute, digestive, sono utili anche per proprietà intellettuali, diciamo. Contiene caffeina, ha un richiamo al cioccolato, al caffè, e infatti poi ci sarà una sorpresina che oramai già adesso abbiate intuito, nel side, cioè nell'abbinamento tattile, cibo, solido, con questo drink. Scusate, ma lo faccio per rilassarmi un po' perché sennò è difficilissimo. Ok, abbiamo completato la parte più difficile, cioè quella dello shakerare. Come fosse quasi un Ramos Fizz. Si dice che c'erano bartender apposta solo per shakerare i Ramos Fizz, quindi avevano delle braccine assurde, secondo me. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro puer. Minuti. Ok, aspettate che mi gira. Ora, come abbinamento al side, abbiamo due opportunità. Questa volta quelli che partecipano, diciamo, adesso mi sfugge il nome. I partecipanti veri e propri sono i giudici e chi sta guardando, perché toccherà loro decidere cosa abbinare con questo fantastico tè. Cioccolato o caramella? La caramella è una gelée cocchi, quindi richiama il vermouth, richiama l'uva, richiama il brandy. C'è tutto un richiamo bellissimo. Ok? Oppure, una seconda strada, potete prenderle entrambi. Però, la strada del vermouth, cocchi, oppure quella del cioccolato. Questo è un cioccolato venezuelano ed è fantastico, anche se in abbinamento andrebbe anche ottimo con un tè matcha. È fantastico perché richiama l'acidità, quindi tutti i problemi che io mi ero posto all'inizio sul faccio l'abbinamento amaro dolce o aspro dolce, l'acidità la porta il cioccolato.
Completiamo solo con il mio nuovo bar spoon. E tutto richiama, dato che siamo in alta quota, tutto richiama un pochino l'altezza, il movimento, bicchieri alti, fortuna perché li ho trovati da mia zia, e soprattutto questo piattino che è sempre un simbolo di movimento, un simbolo di scoprire, muoversi, un movimento che, può anche che si richiama anche nel drink, Messico, Italia e Cina. È pieno di movimenti, penso di aver finito. Grazie Luca, bravissimo. Ok, rosso, com'è? È un venezuelano acido che va a richiamare la parte più grassa, che contrasta un pochino l'uovo, la parte più spumosa, quindi c'è un ottimo colloquio all'interno. Sono dimenticato questo. Infatti lo stavo dicendo, ma... Quanto tempo ancora? Questo è semplicemente per una cosa tecnica. L'albume d'uovo può dar fastidio al naso, quindi qua c'è quello che è già all'interno, tintura di PR. Adesso si intasa magari. Quando manca tipo pochi secondi io ho finito. A posto. Bravo. Sì, sì.